Com'è nato questo film? Sì, buonasera a tutti, grazie intanto dell'accoglienza, perché insomma qua l'opera è veramente quella di Gianvito, che riesce a coinvolgere con così tanto calore tutto sto Montepavone, insomma tutta la zona. Qua c'è tutto il comprensorio. E quindi grazie davvero a tutti di essere intervenuti. E sì, questo è il mio secondo film, è tratto da un romanzo di Sandro Veronesi che si chiama appunto Gli Sfiorati. Lui è l'autore di Caos Calmo, di una serie di romanzi piuttosto importanti. Questo era il suo, insomma, un romanzo della sua giovinezza, una storia abbastanza densa, abbastanza tosta anche in qualche modo, però trattata con un po' di leggerezza, con quello che era stato lo stile che Sandro Veronesi aveva adottato nell'opera scritta. Grazie a tutti e magari forse ci incontreremo Miriam. Dopo. Sì, ci incontreremo dopo. Miriam Giovannelli, beh, ti ha scoperto Matteo. Diciamo, mi ha scoperto Matteo. È la tua, un'opera secondo che ti ha dato una grande visibilità, un grande successo. Sì, Matteo, sì, diciamo che Matteo Rovere mi ha scoperto un mondo, un altro paese. Io sono spagnola, mi scusate per il mio italiano perché non lo parlo benissimo. Ma parli molto meglio di tanti italiani. Bene, ok, allora sono emozionati, io vi lascio, però l'opera prima che vedremo adesso è quella di Mirka Viola, successivamente ci sarà quella di Matteo Rovere. Mirka Viola, Claudio Bigagli e Paolo Bregoglia stanno arrivando, e noi ci diamo appuntamento a dopo, vi potete accomodare. Ringrazio la Presidenza del Consiglio della Regione Calabria, Franco Talarico, il grande Franco Talarico, l'onorevole Franco Talarico. Ringrazio il Presidente della Giunta della Regione Calabria, Peppe Scopelliti, il Presidente della Provincia di Catanzaro, Wanda Ferro, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali con il nostro Direttore Generale Nicola Borrelli, la Calabria Film Commission con Gianluca Curti e tutto lo staff della Calabria Film Commission, il Comune di Squillace, Berenice Brutto, la saluto ancora e buona visione.